Elio Veltri. Innanzitutto vorrei dare un consiglio. Se veramente volete cambiare, non è facile e avrete tanti nemici. Non è che pensate di far politica in questo paese, di cambiarlo e tutti vanno d'accordo perché è come a tavola. Non è così, è durissima. Allora questo lo dovete avere chiaramente in testa, perché sennò arrivano le delusioni e si scappa. E io vi do due consigli per cambiare. Me lo posso permettere perché ho fatto politica tantissimi anni e sono rimasto solo tantissime volte, tantissimi anni. La prima è questa: dovete parlare chiaro. La corruzione del linguaggio è più grave della corruzione politica e amministrativa, cioè di quelli che prendono i soldi. Ottavio Paz, che è stato premio Nobel, ha scritto: un paese si corrompe quando si corrompe la sua sintassi, cioè non comunica più. Noi oggi non comunichiamo più, perché il linguaggio del teatrino della politica è incomprensibile. La finanziaria è composta di 1350 commi, capite? Chi la legge? Nessuno, non si può leggere, neanche io che ho fatto il sindaco, il consigliere regionale e il parlamentare. Secondo, la cosa più difficile oggi in questo paese, non solo oggi, ma oggi in particolare, perché siamo alla caduta dell'impero, anche se l'impero non c'è, è dire la verità. Dire la verità è diventata in assoluto la cosa più difficile. Io, che sono un vecchio socialista uscito dal PSI nel 1981, 11 anni prima di Mani Pulite, perché avevo capito già allora come andava a finire, una volta citavo Gramsci, che diceva la verità è rivoluzionaria. Adesso cito Don Milani, il quale dice: se ti provassi a scrivere la verità, finiresti parroco a Barbiana, e cioè disoccupato, o sul rogo. Siccome io parroco a Barbiana non potevo finire, sono finito sul rogo, ma non mi hanno arrostito del tutto. E veniamo al tema che mi è stato assegnato. Io ho scritto con un avvocato giurista, Francesco Paola, questo libro, Il governo dei conflitti, che riguarda i conflitti di interesse nel mondo e in Italia, e edito da una casa editrice prestigiosa come la Longanesi, nella più prestigiosa collana di saggistica che c'è in Italia, che è quella delle Spade. Quando i responsabili della casa editrice hanno il libro era stampato, come sempre avviene, pensavano che fosse facilissimo andare in televisione da Santoro a Ballarò, da Augias e qua e là, e trovare e grandi giornalisti che recensissero questo libro, la cui prefazione è stata fatta bellissima da un bolognese che è Augusto Barbera, e invece hanno trovato delle difficoltà enormi. Solo l'Unità ha pubblicato, perché ci scrivo, ha pubblicato un pezzo della introduzione di Barbera. E pensate che l'argomento è all'ordine del giorno della Camera, l'argomento conflitto di interesse è all'ordine del giorno della Camera e della Commissione Affari Costituzionali, e il relatore è il Presidente della Commissione Affari Costituzionali, Violante. E io ho cercato di metterli in guardia alla casa editrice, perché mi era già capitato. Ho scritto un libro che molti di voi avranno sicuramente visto e letto, L'odore dei soldi, con Marco Travaglio. Da allora sono stato cancellato da tutte le trasmissioni televisive nazionali. Quindi sapevo che sarebbe stato difficile. Hanno rimandato tutti a gennaio queste famose interviste. Speriamo che le facciano, ma io lo spero per loro, perché
abbiamo scritto un libro serio, serve a loro, che quando gli chiedi l'America in che anno è stata scoperta, dicono 1670, la rivoluzione francese di che anno è? 1830, capite? Questa è la classe dirigente che hanno nominato, perché la Costituzione dice i parlamentari devono essere eletti, loro non l'hanno eletti ma l'hanno nominati utilizzando questa legge, e hanno, se no perdiamo tempo, e hanno quello che si meritano. Io ho fatto una battaglia durissima contro Berlusconi, ho 10 cause civili, e contro Cesare Previti, delle 10, 2 me l'ha fatte pre. L'altro giorno ho scritto una rubrica che scrivo sul sito Democrazia e Legalità, chiuso, perché abbiamo pubblicato la relazione sull'ASL di Locri, è arrivata la mattina alle 6, la polizia postale, da me non armata, da Ottanelli e l'Anguillesi a Firenze armata, gli ha perquisito la casa e hanno chiuso il sito. E allora ho scritto: Previti in Parlamento, e perché no? Questo Parlamento merita Previti e Previta merita questo Parlamento. Perché quando la Procura, poi parlo del conflitto di interessi, quando la Procura di Milano ha chiesto l'arresto di Previti, Previti ha parlato, io ero in Parlamento allora, una sola legislatura e poi mi hanno liquidato, e Previti ha parlato 2 minuti, ha detto votate secondo coscienza, ma perché sapeva di avere 100 voti del centro-sinistra, ha vinto per 100 voti, e allora... Siccome in Parlamento ci sono 80 tra condannati e inquisiti, è giusto che Previti stia lì. Può venire qui? Eh no, non è il posto suo qui. Tutti, se arriva Previti, cosa fa? Lo guardano e tutti dicono a che ora si mangia, e se ne vanno via. E quello è il posto di Cesare Previti, e quindi perché no? Detto questo, il conflitto di interesse è una cosa seria, perché riguarda le regole tra gli stati, le regole che regolano la democrazia e i rapporti in economia, nella società e nella politica. Noi, io per primo, abbiamo parlato solo e sempre del conflitto di interesse di Berlusconi, ma non c'è solo il conflitto di interesse, io per primo perché ho scritto 3 libri sul Cavaliere, ma non c'è solo il conflitto di interesse di Berlusconi. Il conflitto di interesse lo troviamo in tutte le pieghe dell'economia, della finanza, dello sport, della cultura, il cinema, dappertutto. Non c'è attività in cui il conflitto di interesse non entra. E il conflitto di interesse significa una sola cosa, che innanzitutto incide sulla divisione dei poteri. Nel 1748 Montesquieu ha scritto sulla divisione dei poteri, e sono passati più di 2 secoli e mezzo, e la divisione dei poteri viene stravolta dal conflitto di interesse, completamente. Se non c'è divisione dei poteri, non c'è Stato di diritto, tant'è vero che in questi ultimi 10 anni hanno mazzolato uno dei poteri che è fondamentale per garantire lo Stato di diritto, che è la magistratura. Montesquieu inizia il trattato sullo spirito delle leggi con queste parole: quella che chiamo virtù nella Repubblica è l'amore della patria, cioè l'amore dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, dell'uguaglianza dei cittadini per le pari opportunità, delle uguaglianze in economia, perché se non c'è l'eguaglianza il mercato viene manomesso, e c'è chi ci guadagna e c'è chi esce dal mercato. Questo è fondamentale. Ora, nei giorni scorsi, sul Corriere della Sera, ho letto un articolo di fondo di Mario Monti. Mario Monti è professore alla Bocconi ed è un liberale moderato,
e prendeva le mosse da un meeting che ha fatto D'Alema, che ha convocato i banchieri. Ora, D'Alema è ministro degli esteri, che cazzo c'è? Perché D'Alema convoca i banchieri? E Mario Monti diceva, questo è un paese in cui la commistione tra politica e affari non ha riscontro in nessun altro paese del mondo. E quindi da liberale censurava un modo di procedere di questo tipo. I conflitti di interesse di cui noi ci siamo occupati in questo libro sono i conflitti di interesse che riguardano alcuni degli scandali che abbiamo letto. Ma gli scandali arrivano quando se ne occupa la magistratura, ma quando se ne occupa la magistratura i guasti sono stati già fatti e sono irrimediabili. Quando la magistratura si occupa di Tanzi, che abita a quattro passi da qui, a Parma, che ha scavato un buco di 17 miliardi di euro, proporzionalmente più grande di quello della Enron, la più grande multinazionale americana che ha avuto uno scandalo, e beh, i guasti sono già fatti, perché centinaia di migliaia di risparmiatori sono già stati messi sul lastrico. E poi guasti di ogni tipo. Allora, perché è importante il conflitto di interesse? Bisogna arrivare prima che si siano verificati i reati, insider trading, aggiotaggio, corruzione, falso in bilancio e quant'altro, in modo di cercare di prevenirlo, altrimenti noi assisteremo ai guasti già fatti. Citavo Tanzi, la Enron in America ha scavato anch'essa un buco di bilancio simile. C'è stata una piccola differenza, che in un mese hanno approvato una legge rigorosissima, la Sarbanes-Oxley, che il capo della Enron, Kenneth Lai, lo dico in italiano, è stato accompagnato alla prima udienza del processo, eccessivo persino per me, con le manette ai polsi, amico di Bush, molto amico di Bush, e che poi è morto, ma la condanna che aspettava era 100 anni di carcere e il suo vice ne ha avuti 25 e siccome c'ha l'età mia lo hanno chiuso, hanno buttato la chiave e non esce più. Tanzi è a casa sua con tutta la sua famiglia e noi gli auguriamo lunga vita, però era meglio che non scavava 17 miliardi di buco nelle sue aziende. Questa è la finanza. Vogliamo parlare dell'industria farmaceutica e dei farmaci? Il primo capitolo di questo libro, ci sono tre capitoli, li ho scritti io, tre capitoli li ha scritti il mio coautore, che me lo ha suggerito il libro. Poi io ho trovato la casa editrice, perché io non l'avrei scritto un libro sul conflitto di interessi. Bene, il primo capitolo riguarda i farmaci. Le industrie farmaceutiche sono le industrie al mondo che hanno i profitti più alti, arrivano al 30%. Metà dei farmaci del mondo sono prodotti negli Stati Uniti, che hanno il 5% della popolazione mondiale. Qual è la conseguenza? Tutta la filiera della farmaceutica è afflitta da conflitti di interesse, perché tutti vengono pagati dall'industria, cioè l'industria paga la ricerca, le riviste scientifiche, le società medico-scientifiche, le associazioni dei parenti dei malati, i medici, i propagandisti e infine finanzia anche le autorità di controllo che devono autorizzare l'immissione dei farmaci sul mercato e devono garantire la sicurezza dei farmaci. Capite che è una filiera di conflitti di interesse. La conseguenza qual è? Che ci sono una marea di malattie che sono state inventate, perché è chiaro, se come diceva 30 anni fa il direttore generale, il gran patron della Merck, diceva ma noi dobbiamo curare anche i sani, se no i profitti non saranno mai altissimi, sono state inventate un sacco di malattie, le conseguenze, se uno mangia pane e farmaci, io sono medico, le conseguenze sono drammatiche. In America i morti
per abuso di farmaci sono più di 100.000 all'anno e 100.000 vanno in ospedale perché gli effetti collaterali richiedono l'ospedalizzazione. Un altro capitolo che voi conoscete molto meglio di me è quello del calcio. Avevano i figli di quelli che contavano, avevano fatto la GEA. Il figlio di Moggi e la figlia di Geronzi erano i capi della GEA. Allora veniva un giocatore del Camerun oppure di un altro paese e dice: io voglio giocare in Italia, vai alla GEA. Anzi, per la verità lo convocava perché sapeva quando arrivava erano controllati il figlio di Moggi e lui andava e dice: io vorrei giocare, firma qui, questa è la percentuale che devi. E poi il figlio di Moggi a chi si rivolgeva? A papà. E papà a chi si rivolgeva? A tutti quelli che proteggeva. E quel giocatore, se era bravo, bravo nel senso che si comportava come loro dicevano, giocava. Se una squadra voleva i soldi, ecco, questi sono i conflitti di interesse. Se una squadra voleva i soldi per finanziarsi, andava alla GEA, trovava la figlia di Geronzi, la figlia di Geronzi parlava col papà, che nonostante sospeso ripetutamente continua a fare il capo di Capitalia, e il papà gli apriva una linea di credito. Così funzionava il calcio. L'avevano chiamata cupola, questo capitolo l'ho scritto anch'io, e io ho scritto: la cupola uccide le persone. La cupola del calcio uccideva la passione della gente che pensava di assistere a delle partite normali, invece erano partite truccate. Poi abbiamo parlato in questo libro della finanza, dell'informazione, perché a monte di tutti i conflitti di interesse c'è una informazione non corretta, perché se quando cominciano i sintomi l'informazione fosse corretta, noi arriveremmo prima. Ammesso che ci fosse una legge decente, che in Italia non c'è. Invece la gente è distratta da tutta la discussione sulle vallette, dalla discussione sulle lemora, dalla discussione sulle fregnacce più grandi di questo mondo, e quindi non pensa che intanto Tanzi sta scavando un buco di bilancio di 17 miliardi di euro, e non pensa neanche che un suo familiare si avvelena prendendo quintali di farmaci, e non pensa neanche che se va in banca e vuole comprare un titolo, la banca spesso, anziché indicargli il titolo migliore sul mercato e più redditizio, gli indica un titolo spazzatura che possiede quella banca. Non, a tutte queste cose non ci pensa, non ci pensa, e quindi solo quando arriva la magistratura arrivano, uno dice: a monte c'è il conflitto di interesse. Pensate alla Telecom. La Telecom ha dei conflitti di interesse enormi, perché la catena di comando è la stessa: Pirelli, Olimpia, che controlla Telecom, Telecom. Quando si è timidamente, a parte Beppe Grillo che l'ha fatto più volte, timidamente parlato di conflitti di interesse, quando è scoppiato lo scandalo delle intercettazioni illegali. Io, tra le altre cose, ho scoperto, nell'ultimo mese mi sono capitate queste cose, ho scoperto che il SISMI, ero uno dei tre parlamentari che il SISMI controllava, perché era il gruppo dei nemici, dicono loro, io gli auguro lunga vita al Cavaliere, del Cavaliere, che quindi andava disarticolato. Sono indagato perché ho messo sul sito, sono io il direttore, la relazione sull'ASLI di Locri, che è un quadro come nella Colombia di Escobar, non c'è nessuna differenza e non si può mettere, chissà perché, nonostante il viceministro dell'interno sia andato in televisione da Santoro, ha detto: ah no, quella è una relazione che bisogna leggere in tutte le scuole. Intanto io sono indagato insieme ad altri, compreso il direttore di Radio 24 e altri, perché l'abbiamo resa pubblica. E poi l'altra sera sono arrivato a casa da Roma, ho trovato una busta e il Cavaliere, che mi vuole un bene dell'anima, dice: avevo vinto la causa per l'odore dei soldi, le ho vinte tutte fino adesso. Dice: ricorso del Cavaliere. Ma Cavaliere, io che fastidio ti do? Perché devi fare pure ricorso quando vinco? C'hai 50 avvocati, Cavaliere. Ma pensi a goderti un po' la vita e lascia perdere. Pensa a Freud. Pensa a Freud. L'ultima. Ma io lo so che le cose vanno. Se sei un eretico, ti devi assumere tutte le responsabilità di essere eretico e non ti devi meravigliare di una virgola.
Questo deve essere chiaro. E poi in questo capitolo, che è il più lungo, c'è un capitolo sui partiti e la politica, che sono quelli che hanno i più grandi conflitti di interesse. Vi faccio solo due esempi. Il finanziamento pubblico. Gli italiani l'hanno cancellato, io a suo tempo era per cancellare il finanziamento pubblico, loro cosa hanno fatto? L'hanno chiamato in un altro modo e si danno il finanziamento pubblico. La cifra del finanziamento pubblico ai partiti in Italia è stata fino a oggi dei 6.000 miliardi di vecchie lire, non sono bruscolini, escluse le ultime elezioni. Noi abbiamo pubblicato i bilanci del 2000, in questo libro, del 2004 e del 2005. Bene, i bilanci sono falsi. Se un privato commette un falso in bilancio, anche dopo la legge approvata dal governo Berlusconi che ha depenalizzato il falso in bilancio, va in tribunale lo stesso, se non altro per qualche noia. I partiti si possono permettere quello che vogliono. Perché? Perché sono... Adesso poi vi faccio delle proposte, cari miei amici giovani, perché sono associazioni private deresponsabilizzate, incredibili. Anche un'associazione qualsiasi ha delle responsabilità giuridiche, cioè soggette alla legge, i partiti no. Sono associazioni private deresponsabilizzate, quindi dirigono tutta la vita pubblica ma non hanno responsabilità giuridica. L'articolo 49 della Costituzione dice tutto e non dice niente, e quindi questa è la situazione. Un'altra cosa che riguarda la vita politica: se adesso fanno la riconta delle schede, no? Bene, chi decide? Decide la Giunta per le elezioni, che è un organismo di rango costituzionale. Ma chi c'è dentro che decide? Gli stessi parlamentari. Uno va, si siede e decide se lui deve dare il posto ad un suo collega oppure no. Sono mica fessi. Infatti Pannella non li ha avuti i posti di senatore che lui rivendica, perché gli stessi che dovrebbero dargli il loro posto decidono. E guardate che non si può mica ricorrere avverso una decisione della Giunta per le elezioni. Allora, questo problema, io sono anche per dare il finanziamento pubblico, ma i bilanci devono essere trasparenti. Qui sono il più pulito di questi bilanci, c'è la rogna. Noi dobbiamo sapere come vengono spesi i soldi alla Costituente. Questo è un paese che se hai letto tre libri sei sospetto, sei rovinato. Alla Costituente, su questo argomento ci fu uno scontro tra giganti, perché si scontrarono Mortati, che era un economista liberale, e Togliatti, che era capo del Partito Comunista. Mortati voleva un controllo interno nella vita dei partiti, gli statuti, l'applicazione degli statuti, il rispetto del diritto delle minoranze, la vita democratica interna, la selezione delle candidature, il finanziamento e i bilanci. Forse perché erano appena reduci dal fascismo, Togliatti si oppose con tutte le sue forze e non se ne fece niente. Io ho presentato, quando ero deputato, un progetto di legge sull'argomento. Quello precedente l'aveva presentato D'Osturzo, per dirvi che i parlamentari non ci provano neanche, difeso in aula due volte da Prodi, dopo che lo fecero cadere, non è mai messo all'ordine del giorno, neanche all'ordine del giorno, come è capitato a tutte le mie proposte. Allora, amici miei, Partito Giovani, quando nel 1981 il capo del Partito Socialista Francese, che era un grande patriarca, François Mitterrand, che aveva poi fatto il Partito Socialista, era stato già battuto due volte alle elezioni presidenziali. Allora fece un libro intervista, e che il titolo è Ici et maintenant, ora e qui, e l'intervistatore provocatoriamente gli disse: ma insomma, lei ha 65 anni, è stato già battuto due volte, dove vuole andare? È vecchio. E Mitterrand gli rispose così: la giovinezza è il tempo che abbiamo davanti a noi. Bellissimo. Io sono d'accordo con Mitterrand. La giovinezza è il tempo che abbiamo davanti a noi. E per quanto vi riguarda,
Voglio citare una frase di Kennedy perché vi riguarda, voi no, non so se conoscete la frase ma non lo sapete che vi riguarda. Kennedy, dopo che fu eletto giovanissimo presidente degli Stati Uniti, dice: dobbiamo smetterla di dire che cosa lo Stato deve fare per noi, dobbiamo cominciare a dire che cosa dobbiamo fare noi per lo Stato e quindi per la collettività. E voi lo state già facendo, lo state già facendo. Proposte. Io ho fondato il Cantiere, associazione politica, con Paolo Silos Labini, che era un giovane di 85 anni, grandissimo, un gigante, con Achille Occhetto, Giulietto Chiesa, Diego Novelli, Antonello Falomi. E vorremmo lavorare, noi abbiamo un nostro progetto, veniamo dalla tradizione della sinistra, però vorremmo lavorare, perché bisogna mettere tutti insieme. Allora, noi con l'anno nuovo vi facciamo delle proposte. Vi facciamo delle proposte, per esempio, per fare una legge di iniziativa popolare attuativa dell'articolo 49 della Costituzione sulla responsabilità giuridica dei partiti. Siete d'accordo o non siete d'accordo? Bene. Poi bisogna raccogliere le firme. Per esempio, io chiederò al Cantiere di farvi, non solo a voi, facciamo un grande rassemblement, con un sacco di associazioni. Per esempio, io voglio proporvi di raccogliere le firme per modificare la legge sulla confisca dei beni della mafia, che vanno confiscati e con l'attuale legge non si confiscano. E non so se voi lo sapete, vengono valutati 2 milioni di miliardi di vecchie lire. E se ne confischiamo un terzo e li mettiamo sul mercato e facciamo una bella cartolarizzazione, che fino adesso è stata fatta per i beni dello Stato che sono stati svenduti, e la facciamo per i beni della mafia, risolviamo anche il problema del debito pubblico in questo paese. Terzo. Possiamo fare un'iniziativa anche legislativa per garantire la certezza della pena, perché il processo in questo paese è stato modificato in modo tale che non si arriva mai alla certezza della pena. È stato fatto scientificamente perché non ci sia una sentenza e si prescrivano i reati. E infatti si prescrivono tutti i reati e poi ci mettono anche l'indulto, quindi piazza pulita. Sì. Vediamo se siamo d'accordo. Sono tutte proposte molto mobilitanti e credo gradite anche ai cittadini. Ho visto, e concludo, che avete messo nel vostro documento che è necessario costituzionalizzare, cioè mettere in Costituzione il conflitto di interesse. Voi sapete che quelli che hanno visto questo libro, il capitolo conclusivo di questo libro propone proprio questo, ed ecco perché c'è la prefazione di Augusto Barbera, che è un costituzionalista, propone di costituzionalizzare il conflitto di interesse. Se c'è, perché? Perché se è in Costituzione fanno una legge che riguarda i farmaci piuttosto che il calcio, piuttosto che le banche, piuttosto che la finanza, piuttosto che l'informazione, non possono fare una legge incostituzionale, perché la Corte Costituzionale interviene e li mette in mora. Se invece non è così, non si occuperà mai nessuno, tant'è vero che la proposta di legge del centro-sinistra si occupa solo dei conflitti di interesse dei membri del governo, cioè tutto quello che è successo in Italia, i farmaci, il calcio, la finanza, i crack, l'informazione e tutto il resto, rimane fuori perché è una legge che si occupa solo dei conflitti di interesse dei membri del governo. E quindi tutto il resto non verrebbe preso neanche in considerazione. Ultimissima questione è questa: siccome è difficile discutere di questo libro, io sono a disposizione di chiunque nella sua città,
nella sua provincia, nella sua regione, vuole presentarlo questo libro, mi telefona, io ci vado, sono interessatissimo, perché nel libro c'è scritto che noi vorremmo una ribellione della cultura e degli intellettuali. Cominciamo a ribellarci noi. Vado dappertutto. E anzi, dico di più, se c'è un gruppo di questo partito giovani in un luogo che dice guarda Veltri, sui libri venduti tu prenderai 100 euro, io li devolvo pure a loro per l'attività della, per la loro attività. Sì. Grazie, grazie veramente, grazie sentitissimo a Elio Veltri che ci ha veramente illuminato su tantissime cose. Ringrazio Elio particolarmente, questo personalmente, per due citazioni, insomma, cioè Montesquieu perché mi ha insegnato nelle mie letture dei primi anni dell'università in particolare, mi ha insegnato il concetto di democrazia vera, e poi Don Milani, io non riesco a pronunciare perché mi emoziono ogni volta che pronuncio il nome di Don Milani, che è veramente stato un maestro di vita, ovviamente attraverso i suoi scritti, e veramente vorrei fare un applauso a Don Milani. Grazie. Volevo chiamare un secondo, perché mi ha promesso veramente un minuto, un saluto, il responsabile regionale Emilia-Romagna del cantiere, Matteo Pasquali. Io oggi sono qua anche per le questioni che diceva Elio, di condivisione di molti punti che avete scritto nel vostro programma, anche per l'affetto, i percorsi politici che ho condiviso con Gianluca, con Angelo in questi anni. Sono persone per bene, e questo è importante. Ma di che cosa stiamo parlando? Il tema non è solo l'entusiasmo che ho sentito in molti interventi anche oggi, o forse non solo. Il tema non è che siamo tutti amici, come ho sentito dire, e come anche Elio ha detto, no? È più facile che troviamo dei nemici nel percorso di giustizia e di liberazione che dovremo fare. Il tema non è solo che abbiamo un sogno, o forse non solo. Il tema probabilmente è la base culturale di questo paese, che è ancora ancorata a criteri feudali, a criteri statici, e che tarpa le ali ai giovani migliori, tarpa le ali a ogni possibilità di cambiamento e rinfocola tutta la voglia di tenersi le rendite di posizione di chi ce le ha. E non solo, anche è una grande forza di attrazione. Come dice Elio, i giovani non sono una questione anagrafica, però nel momento che i giovani si fanno prendere appunto dalla voglia del conformismo, dalla voglia e dal fascino di essere fra quelli che hanno le rendite di posizione, e anche dall'accettare le cooptazioni che vengono proposte pian piano ai giovani mentre fanno politica, associazione, stanno nella società, questo è il tema fondamentale. In Italia c'è poca capacità di dire no. Se Elio non avesse avuto la capacità di dire no più volte, in questo momento sarebbe in Parlamento nuovamente. Questa volta l'hanno tenuto fuori. E questo credo che sia un punto fondamentale. Dobbiamo avere il coraggio ogni tanto di dire anche di no. Chiudo dicendo che, insomma, chi ha un'esperienza ventennale, trentennale, no? Io ce l'ho tra associazionismo, volontariato e politica ormai quasi di 20 anni, ogni tanto si sente un po' stanchino, come diceva Tom Hanks nel film. Ma stare con persone come voi, che diciamo hanno questa carica, ci può aiutare tutti molto. Insieme forse potremo essere un nuovo Neo. Non so se avete presente il film Matrix, no? Che ritorna, alla fine ce la fa. Ma ce la fa nel film per caso, noi non dobbiamo farlo per caso, dobbiamo conservare la memoria anche delle generazioni che ci hanno provato e sono state corrotte, cooptate oppure sconfitte. E attraverso questa memoria provarci ancora. Già provarci insieme può essere la soluzione positiva. Grazie. Grazie Matteo. Voglio chiamare Pancio Pardi. Voglio dirlo con sincerità, a me gli ultimi 10 anni di politica non hanno evocato nessun sogno.
Penso che i sogni sono destinati a diventare incubi. Quindi non voglio usare per programma questo termine, perché sognare mi fa pensare male. Voglio invece cercare per un secondo un aspetto positivo in quello che è successo nell'ultimo periodo, perché dimostra che non sempre la società politica formale, non sempre i partiti vincono e non sempre i movimenti perdono. Noi abbiamo cominciato a darci da fare nel 2002, per la verità fino dal 2001-2002, e abbiamo portato avanti tutti, dico noi in senso plurale, non noi girotondi, insomma, nell'insieme. Ci siamo dati spasmodicamente da fare negli ultimi 5-6 anni per contrastare un fenomeno di dissoluzione della democrazia italiana in forme, diciamo così, semidolci, che però portavano una sorta di deformazione interna di tutto l'assetto istituzionale del paese. E abbiamo rimediato un sacco di sconfitte, perché tutte le volte che abbiamo chiesto, pregiato, voluto qualche cosa, in realtà non abbiamo ottenuto. Abbiamo fatto enormi manifestazioni per la pace, contro la guerra preventiva, ma la guerra preventiva è continuata e sta portando a un disastro tale che perfino i suoi autori si stanno rendendo conto di aver causato un pasticcio dalle conseguenze inestricabili. Abbiamo lottato contro l'anomalia italiana, ma l'anomalia italiana è riuscita a produrre questa cosa misteriosa per cui il peggior governo dell'età repubblicana è quello che ha battuto il record di durata, perché è durato tutta la legislatura. Però su una cosa, cari giovani, abbiamo vinto. Abbiamo salvato la Costituzione. Non solo noi, ma la maggioranza del popolo italiano ha incenerito il progetto di deformazione costituzionale più insidioso, peggiore che fosse stato pensato in tutta la durata dell'età repubblicana. Questo è un successo di cui noi dobbiamo continuare a meditare i significati. Io non vi voglio tenere una lezione su questo, perché non è il momento e non è la sede. Però quando dentro di noi abbiamo la sensazione che spesso la prassi ci sfugga e spesso si finisca per essere preda di poteri surdeterminati che influiscono sulla nostra vita in senso malefico, dobbiamo riflettere potentemente sul fatto che senza l'aiuto dei partiti, con il solo aiuto della CGIL e dell'ARCI, la società civile intera, attraverso un colloquio pubblico che è passato tutto per linee interne, senza quasi mai andare in televisione, senza poter utilizzare la stampa, è riuscita a persuadere la maggioranza del popolo italiano a incenerire quella riforma costituzionale e a incenerire anche il premierato, perché non bisogna dimenticare che quando si è sconfitto quel progetto di deformazione costituzionale, l'elemento fondamentale è che si è demolita l'idea che il potere esecutivo possa superare gli altri poteri, possa determinarli, possa modellarli e possa influire su di loro in maniera cogente. In questo senso noi abbiamo dato una lezione non solo al centrodestra, che voleva fortemente quel premierato per alimentare i sogni bonapartisti di un leader non all'altezza della situazione, ma abbiamo dato una lezione anche a un centro-sinistra che ha dentro di sé una quantità notevole di personaggi e leader politici che, senza averlo il coraggio di confessarlo apertamente, quando pensano al premierato pensano un po' come quell'Hitler di Charlie Chaplin che ballonzolava col pallone del globo terrestre sulla sua scrivania. Pensano a se stessi quando pensano al premierato. E devo ricordarvi che perfino il più buono, il più disponibile, il più romanziere di tutti i leader del centrosinistra italiano, cioè Veltroni, ha dichiarato un mese e mezzo fa al Corriere della Sera, testualmente, io sono rimasto di stucco quando ho letto questa frase, ma l'ha dichiarato, ha detto: se tutti me lo chiederanno sono disposto a fare il leader del Partito Democratico, ma bisogna che ci sia l'elezione diretta del Premier. Vi rendete conto dell'enormità?
Noi gliel'avevamo appena annichilita l'elezione diretta del Premier e il più buono di tutti i leader del centro-sinistra ragionava in termini di nuovo rafforzamento dell'esecutivo e candidamente dichiarava che si preparava lui a esercitare questo ruolo. Passo direttamente alla cosa finale. Noi abbiamo un compito plurale di fronte a noi, lo affrontate voi con i vostri mezzi e con la vostra età, lo affrontiamo noi che siamo oramai dei sessantottini stagionati, dei vecchietti un po' ripugnanti, ma insomma, diciamo così, ancora un po' sulla breccia, e poi tanta altra gente, perché ce ne sono tantissimi altri che si danno da fare. Noi abbiamo il problema di rimodellare una classe dirigente, di riuscire a fare in modo che la sovranità popolare fondamentale, che è quella di esprimere in una democrazia parlamentare la propria rappresentanza, venga di nuovo ricostruita. Questa cosa ci è stata sottratta sempre dal centrodestra, ma con una complicità attiva del centrosinistra, ci è stata sottratta nell'ultima occasione. Nell'ultima occasione, guardate, non è una mostruosità indicibile e occasionale. L'ultima occasione elettorale è stato il momento in cui una congiuntura miracolosa di convenienze reciproche ha fatto sì che l'intera classe politica ha potuto e ha esercitato una legge elettorale che sostanzialmente determinava una nomina preventiva del 90% dei membri del Parlamento e all'interno di quel 90% un buon 30% era direttamente nominato dagli eletti, perché avendo vinto in più collegi e optando per uno invece che per gli altri, a loro modo sceglievano chi doveva sostituirli. E quindi, siccome in questo modo è stato mandato in Parlamento il 30% dei parlamentari, noi abbiamo un Parlamento eterodiretto due volte in anticipo, premodellato, pre-refrigerato, è qualche cosa di pazzesco. Questo tipo di legge, molti pensano che siccome un Parlamento ha eletto con questa legge, è molto difficile che legiferi in maniera diversa e provi a cambiare la legge che l'ha eletto, rappresenta un tappo istituzionale di grandissima pesantezza. Noi abbiamo da questo punto di vista due tappi che dobbiamo considerare. Una non lo recupero appena verbalmente perché ne ha parlato a lungo Elio e quindi non vi tedio più di tanto, ma una è la questione del conflitto di interessi, su cui ci vorrà più di una legge, perché la legge del conflitto di interessi è, diciamo così, riguarda troppe cose perché la si possa coprire con una legge sola. Io vi dico solo un particolare per farmi capire: la legge sul conflitto di interessi deve essere verso tutti, ma c'è un caso che rende la democrazia italiana totalmente anomala, per cui noi non lo possiamo tollerare, ed è il fatto che un monopolista televisivo possa esercitare il potere politico, anche dall'opposizione. E allora a questo punto bisogna stabilire una cosa molto chiara, che al limite può benissimo non stare nemmeno sulla legge del conflitto di interessi. Una legge che semplicemente stabilisca che chi ha il possesso di mezzi di comunicazione non è eleggibile. Ma guardate, non per la famosa legge del 57, che pure lo stabiliva, perché la legge del 57 stabiliva che chi è titolare di concessioni di interesse pubblico non è eleggibile, quindi Berlusconi non era eleggibile. Oggi quella legge funziona per confallonieri, ma il fatto che funzioni per confallonieri dimostra che doveva funzionare anche per Berlusconi. Quindi Berlusconi era ed è ineleggibile. Però la legge del 57 oramai morde direttamente sulla nuca di confallonieri, non di Berlusconi. E allora noi abbiamo un principio molto pulito, molto ineccepibile, secondo me inconfutabile, che dice così: non può essere eletto chi ha il possesso dei mezzi principali per influire sul suffragio elettorale. È banale, è addirittura semplice come l'acqua, però forse proprio perché è semplice come l'acqua, secondo me un'opinione pubblica critica lo deve esercitare. L'altra cosa, l'altro tappo, e passo direttamente all'altra cosa, è la questione della legge elettorale. Noi non possiamo sperare che il Parlamento cambi la legge elettorale perché da quella è stato eletto. E vedete, la democrazia rappresentativa è fatta così: quel potere oramai sta dentro quel Parlamento e un'azione che pretendesse dal di fuori di cambiarne la logica rischia perfino di essere eversiva. Allora noi dobbiamo fare appello a questo punto alle forze vive del Paese, al protagonismo civile, perché smonti dall'interno questo tipo di situazione. Proponiamo che, insieme a tanti altri,
che si incominci a esercitare una larga offensiva culturale sulla formazione della classe politica, che ha come punto d'approdo tecnico fondamentale, irrinunciabile, le primarie. Le primarie non solo per scegliere il leader, che può essere un omaggio al presidenzialismo, le primarie per determinare i candidati nei collegi, nei comuni, nelle province, nelle regioni e nello Stato. Perché vedete, dalla nostra parte, quando parlo dalla nostra parte intendo il centro-sinistra, esiste quest'idea che le primarie sono un regalo che si fa al popolo per permettergli di esprimere un parere ludico nel momento in cui si sceglie il leader. È troppo poco. È troppo poco. Noi vogliamo mettere voce nella selezione delle candidature. E quindi le primarie sono uno strumento imperfetto, probabilmente anche quello è eterodirigibile da parte dei partiti. Però lì si tratta di stabilire una dialettica, di stabilire una logica. Loro ci proveranno e noi ci proveremo e vedremo che cosa succederà. Ma ci sono delle armi dialettiche che noi dobbiamo utilizzare anche per realizzare questa spinta per le primarie. Noi bisogna sostenere alcuni principi elementari, che sono l'incompatibilità delle cariche, della molteplicità delle cariche, sia molteplicità tra attività economica ed attività politica. Se uno ha un'attività economica, decida, vuole continuare ad arricchirsi o vuole rappresentare il popolo. Se vuole rappresentare il popolo, lasci l'incarico di arricchirsi a qualchedun altro. Si è già abbastanza arricchito prima, metta da parte i soldi, faccia la formichina, si arrangi, decida. Quindi assoluta incompatibilità del cumulo delle cariche, ma anche incompatibilità nel cumulo delle cariche politiche. Vi sembra ammissibile che un sindaco di una grande città possa fare il parlamentare europeo? C'è una logica, c'è una parvenza di logica dentro questo tipo di scelta? 0+0, cioè no. Se uno fa il sindaco di una grande città, non riesce a malapena, e secondo me non ci riesce nemmeno, a fare il sindaco della grande città. Ma che trovi il tempo addirittura ad andare a Strasburgo e in Europa a fare il parlamentare europeo, non ci si può materialmente credere. Questo è un caso che è appariscente nel caso appunto il sindaco della grande città. Però guardate che ci sono, così come ci sono tantissimi conflitti di interesse permeati dentro tutti i pori della società italiana, così c'è una quantità enorme di casi di incompatibilità. Su questo bisogna vegliare in sede locale, perché solo la sorveglianza della cittadinanza attiva dal basso può far capire quale stranezza possa essere questo tipo di cumulabilità. Secondo criterio. Il divieto, l'impossibilità di accedere, questo è fondamentale per la fisiologia della classe politica, porre un limite ragionevole, forse nemmeno troppo proibitivo, però elegante, che dica che se uno ha finito le due legislature da sindaco, non può diventare subito, immediatamente, presidente di una qualsiasi delle aziende municipalizzate della sua città o della città accanto. Non può diventare presidente della ASL, del consorzio di bonifica, della comunità montana, della gestione delle spazzature, dei festival culturali. Sapete quanti soldi si consumano per tutti i festival culturali? Sono quattrini che girano. Quindi tu smetti di fare il sindaco e immediatamente o diventi parlamentare, oppure siccome non ce la fai, il partito ti compensa con questa sorta di pensionato acculturato, sapiente, remunerato. A questo punto significa che l'attività politica diventa un mezzo per vivere. Io non sono così idealista da pensare che i politici debbano fare i politici soltanto per pura passione. Sono disilluso. Moltissime pulsioni spingono un uomo a fare l'uomo politico, però noi bisogna impedirgli di fare in modo che la politica diventi il pane della sua vita. Cioè bisogna porre un limite magari elastico, ragioniamoci sopra, ma su una cosa di questo tipo bisogna sapersi fermare a tempo. Questo tipo di processo educativo è una cosa che passa attraverso moltissime voci. Noi ci siamo conosciuti a Roma perché ci siamo incontrati in occasione della nostra riunione nazionale, in cui anche noi abbiamo deciso di diventare un'associazione, Libera Cittadinanza, che ha un sito www.liberacittadinanza.it, dove c'è una quantità di appelli che vi consiglio di andare a vedere, eventualmente deciderete se firmarli. Ce n'è uno sulla sentenza SME, che praticamente manda Libero Previti, che forse vi interessa,
e ce n'è un altro, uno sul conflitto di interessi, insomma, i temi sono sempre quelli. In questo tipo di dialogo, che ci riguarda tutti, associazioni, gruppi, eccetera, c'è un grandissimo rimescolamento di opinioni e qui c'è la positività della democrazia. Io penso che dentro questo tipo di enorme ronron dell'opinione pubblica, che si parla in continuazione, che si dice le cose, bisogna avere anche una sorta di esercizio di capacità critica, cioè guardare le notizie con una certa attenzione e un certo sospetto. Mi duole fare un esempio, ma sono costretto a farlo perché c'è sul giornale di oggi, dico, innesco forse una polemica che da ospite è poco simpatica, però secondo me se voi vi misurate con la politica, come ha detto Elio, dovete scoprire subito che la politica è crudele, l'avete già scoperto. Ma un esempio di questa crudeltà della politica è, per esempio, che l'emendamento alla finanziaria che proponeva la prescrizione, la facilitazione della prescrizione per i cosiddetti reati contabili, che è la cosa che ha scatenato tutto questo casino di passione negli ultimi giorni, purtroppo è stato presentato dal senatore dell'Associazione dei Consumatori, di cui vi è stato parlato, non lo so, un'ora fa. Diciamo... L'intervento del esponente dell'Associazione dei Consumatori andava benissimo, però ognuno è responsabile delle sue parole, ovviamente, non è responsabile degli atti degli altri. La responsabilità non solo penale, anche politica, è strettamente personale. Però, insomma, ecco, questo sì, è un invito a stare attenti, perché dentro questo mondo della politica nuova, i nuovi, diciamolo con sincerità, guardandosi negli occhi, sono pochissimi. I nuovi sono pochissimi, forse gli unici veramente nuovi siete voi, però penso, la prenderete forse come una nota da vecchio professore, quindi una cosa assolutamente esecrabile, però siete liberi di pensarlo, non dovete avere nemmeno illusioni su voi stessi. Grazie. Concludendo proprio, per quanto riguarda gli spunti di stamattina abbiamo pensato di focalizzarci sulle grandi contraddizioni, le grandi problematiche insite nel sistema italiano, di focalizzarci, perché noi non facciamo solo le chiacchiere, perché da oggi a 5 mesi elaboreremo un programma sulla base degli spunti di riflessione che ci sono stati offerti da grandissimi esperti, un programma perché quando saremo noi a gestire l'Italia, quelle proposte le andremo ad attuare e le andremo a concretizzare quando avremo noi la responsabilità di gestire e risolvere questi problemi. Per cui elaboreremo un programma concreto a riguardo. E in conclusione, oggi per noi è fondamentale, perché comunque approviamo le nostre linee guida, che sono i principi comunque basilari del partito, i principi ispiratori. Ed è, diciamo, il dato molto significativo, per cui oggi c'è questa, abbiamo distribuito anche, diciamo, per l'approvazione delle linee guida. E abbiamo parlato prima di proposte legislative. Noi abbiamo in mente di proporre un referendum per il dimezzamento dello stipendio di tutti i politici a livello nazionale, per il dimezzamento, per l'annullamento di tutti i privilegi di cui godono i politici. È una legge, in poche parole, come suggerito da Elio, in poche parole, uno spunto intelligentissimo e giustissimo di Elio, una legge nella quale chi si candida a rappresentante del popolo deve certificare di aver usufruito dei servizi pubblici, deve certificare di aver usufruito dell'autobus, della metro, dei servizi pubblici per poter risolvere nel concreto. Per cui questo dobbiamo dire alla gente, che la politica deve ritornare ad essere questi partiti, queste segreterie di partito, ci hanno fregato tutto, la politica, la gestione della cosa pubblica. Sono 20-30 persone in Italia che ci hanno fregato, in poche parole, al popolo, ci ha fregato la possibilità di decidere sulle cose concrete, di essere partecipi della cosa pubblica. E noi riporteremo la politica tra la gente, la politica in basso la riporteremo nelle piazze, andremo nelle piazze a raccogliere le firme e a chiedere alle persone, il programma lo elaboreremo con la richiesta alle persone delle cose concrete che loro vorrebbero che noi avessimo nel nostro programma.
Noi andremo in tutte le piazze d'Italia e andremo a chiedere a decine di migliaia di italiani quali sono le questioni a cui, che tengono a cuore. La politica la riporteremo in basso, mentre le segreterie di partito l'hanno tolta dal basso, e faremo il processo inverso. E parlavamo prima dell'ignoranza dei politici. Noi stiamo facendo in tutte le scuole d'Italia, ringrazio Fabio Martini, nella scuola già sono partiti a Vicenza, stiamo facendo, in poche parole, un'iniziativa che si richiama, è un'iniziativa che parte comunque dal mondo scolastico, da tutti gli studenti d'Italia, si chiama Riportiamo i nostri onorevoli sui banchi di scuola, facciamogli recuperare i crediti che gli mancano, perché è indegno che in un paese ci sia l'ignoranza da parte della classe politica di questo tipo. È una ignoranza colossale, è indegno ed è proprio per orgoglio nazionale, bisogna proprio, siamo intervenuti in tutte le scuole d'Italia, stiamo raccogliendo decine di migliaia di libri col titolo Riportiamo i nostri dipendenti sui banchi di scuola, perché sono ignoranti come delle capre. Allora, per concludere, siamo partiti e sta ottenendo un successo incredibile, a tal punto che programmi come le Iene e altri programmi ci hanno già contattato per fare dei servizi, in poche parole, nelle scuole, per cui le migliaia di studenti rispondono con un entusiasmo incredibile, con un entusiasmo impressionante, e procediamo, diciamo, e le porteremo con migliaia di studenti, li porteremo tutti insieme, in poche parole, con dei camion, porteremo ai politici davanti al Parlamento i libri per il loro recupero crediti. A parte questa cosa che è simpatica anche, per concludere, ragazzi, oggi abbiamo fatto uno sforzo immane, ma oggi deve essere un inizio. Non è che ci siamo seduti qua, abbiamo ascoltato Elio, che è un genio, parlare e ci fermiamo, da domani tutti ritorniamo a casa a dormire. Da domani dobbiamo essere delle bestie, dobbiamo muoverci con una forza, solo noi giovani possiamo fare una rivoluzione e ribellarci in Italia, una rivoluzione culturale fortissima. E allora, da domani, in tutte le province d'Italia, voi che rappresentate le province, ognuno agirà sul suo territorio per far crescere questo successo che anche oggi abbiamo avuto, farlo crescere, perché saremo noi ad avere da qua a qualche anno la responsabilità di gestire la cosa pubblica, noi giovani. Per cui procedere in questo senso, l'Italia è marcia, tocca a noi giovani ribellarci e totalmente proprio ripulire tutto, tocca a noi fare un'azione di rivoluzione culturale, questo è il discorso. E non ci spaventiamo, perché se quando io sono partito i dubbi erano tantissimi da parte di tanti altri, quello dicevo, e oggi siamo qui in questa grande festa, in questo grande successo. E allora non ci spaventiamo da chi ci dice cosa volete fare e dove volete andare. Noi vogliamo andare in un posto preciso a rappresentare gli italiani, perché sicuramente li rappresenteremo meglio di questa classe politica indegna. Sicuramente li rappresenteremo meglio con passione, entusiasmo, gioia, voglia di vivere e di fare perché ha bisogno. Questo è. Allora, per concludere, io vi ringrazio davvero di cuore a tutti, perché nei convegni di solito parlano sempre comunque i personaggi, e ci scorda delle persone più importanti, che siete voi, la grande ricchezza del partito, che oggi pomeriggio avrete tutto lo spazio nella nostra assemblea, infatti molti arriveranno direttamente il pomeriggio. Allora, amici, io ringrazio di cuore da chi è venuto da Cagliari, da tutta Italia, vi ringrazio da cuore e dico avanti tutta!